Siamo sei artisti che hanno lavorato insieme e ci siamo coordinati sia nella progettazione che nello svolgimento dell'opera. Si vedono le mani diverse, ma nello stesso modo allo sfondo vengono mischiate. L'opera è lunga 47 metri, appunto frutto di sei artisti con soggetti diversi. Ha dei tagli diagonali di colore per uscire dalla verticalità delle colonnette. Un'opera con colori molto vivi, speriamo che resti ovviamente intatta. Ringrazio i miei artisti che sono venuti a supportare e stare qua. Vissuto qua. Ringrazio l'utenza del pedocino e le signore che gentilmente ci offrivano di continuo un buon conto al bar, che abbiamo potuto mangiare di tutto, insomma. E spero che appunto l'utenza stessa, la popolazione sia contenta, che questo alla fine l'utenza principale è chi lo vive poi il pedocino. Mi hanno detto che qua si aspetta la fila poi per entrare, me la sono persa. E spero che appunto darà un buon sfondo per l'attesa, ecco. Speriamo di poter intervenire in altre parti della città, anche in futuro, con le nuove giunte, le nuove cose. Insomma, siamo convinti che il comune e Cromopolis andranno avanti, magari con un altro nome, però insomma le persone ci sono, i triestini ci sono, e continuiamo a spingere nelle varie parti della città quest'arte, speriamo di riqualificare il più possibile, che diventi una meta turistica anche il nostro stesso lavoro artistico. E un omaggio alla famiglia, che speriamo di aver soddisfatto la passione per il mare e la differenza tra dentro e fuori il mare. Insomma, abbiamo fatto l'omaggio con il casco del Palombaro, un po' vintage, però era molto accattivante come colori. Va benissimo. Spero che tutti siano contenti. Ringrazio la Cristina dell'Edilcolor per averci fornito i materiali. Spero che tutti siano contenti e faremo nuove murate, insomma, di dimensioni ancora più grandi, speriamo. Grazie, Federico. Grazie. Tutto bene.